siamo al corteo a Genova, 10 anni dopo le giornate del G8 di Genova. Siamo qua nello spezzone della Val di Susa, centinaia di valligiani sono scesi oggi a Genova. Per voi qual è l'importanza di essere qua oggi? La nostra importanza è ribadire il no ad un mondo globalizzato che fa delle grandi maleopere lo strumento di penetrazione dei territori e di enormi profitti per coloro che distruggono i diritti di tutti e anche la natura, i luoghi dove ognuno ha diritto di vivere. E anche un no alla militarizzazione dei territori e allo Stato di polizia che, come a Genova nel 2001, attualmente si sta realizzando in Valle di Susa. Il nostro territorio è militarizzato perché contro la popolazione che scende a difendere il territorio, i diritti di tutti, ed è un esempio di lotta che serve ben al di là del nostro territorio, sono state schierate le forze del disordine. La nostra valle è militarizzata, ci sono le forze di polizia e ci sono anche, c'è l'esercito, ci sono gli alpini che sono arrivati dall'Afghanistan. Anche questa presenza segna un altro elemento, e cioè il fatto che i popoli che resistono sono considerati popoli di troppo in tutto il mondo, e contro di loro si procede con la guerra, si procede con la violenza, si procede con la distruzione dei diritti di tutti. Quindi noi con questa nostra presenza esprimiamo solidarietà a tutti coloro che subiscono ingiustizia e che cercano di difendere il loro futuro, alla Palestina, all'Afghanistan, ai luoghi della guerra, ai luoghi dove finalmente c'è una indignazione che è la speranza che un mondo diverso possibile sia davvero realizzabile e che sia realizzato. Per far questo bisogna lottare dal basso, come noi abbiamo fatto e come continueremo a fare. L'ultima domanda, Nicoletta. Dopo la straordinaria giornata del 3 luglio proseguono le azioni di assedio al cantiere. Ci sono state notizie che ancora questa notte dal campeggio è partito un nuovo assedio. Puoi raccontarci cosa è successo? Sì, allora, l'assedio è un punto fondamentale per dire che noi non cediamo, che noi saremo sempre lì e che la libera Repubblica della Maddalena e il diritto a decidere delle nostre vite la riprenderemo contro la nostra giusta resistenza. Il nostro diritto all'autodifesa, sono state schierate migliaia di uomini armati che giorno dopo giorno ci impediscono di vivere decentemente sul territorio e che ogni giorno e ogni notte buttano migliaia di lacrimogeni e intervengono anche con gli idranti proprio per imporre alla popolazione quel che la popolazione non vuole. Noi sappiamo che questi lacrimogeni sono gli stessi che già avevamo provato a Genova e che sono cancerogeni e mutageni. Della nostra valle vogliono fare un laboratorio in cui la gente viene uccisa attraverso le armi chimiche a questo punto. Questi elementi, cioè questi lacrimogeni, sono vietati dalle convenzioni internazionali in guerra. Loro le usano comunque contro le popolazioni. Quindi dicono a noi, cercando di fare la distinzione tra buoni e cattivi, che tra di noi si esercita la violenza. La violenza enorme, inaccettabile, la stiamo subendo. E contro questa violenza abbiamo il diritto a difenderci. Lasciamo tutti dei